Benvenuti in Go Spaces. In questo tutorial vi insegnerò alcuni strumenti di base di Go Spaces e nel tutorial vi allego anche questo Go Spaces sulla quale potete esercitarvi. Per prima lui vi insegna come navigare nello spazio. Allora, abbiamo questo cubo. E lui dice: per visualizzare l'ambiente a 360 gradi, noi dobbiamo selezionare il mouse su un punto e poi possiamo girare. Quindi questa è la prima cosa. Si seleziona il tasto sinistro del mouse in alto e si clicca e si trascina. E così andiamo alla seconda parte. Tieni premuto la barra spaziale e poi seleziona il tasto destro in alto e poi trascina per spostarci destra, sinistra, avanti, indietro. Quindi questo è un altro modo. Questi modi sono importanti soprattutto quando cominciamo a costruire. Adesso di nuovo punto e andiamo parte poi avanti. Allora, con il tasto, con la rotellina possiamo andare avanti e indietro, okay, per ingrandire o rimpicciolire. Premendo il tasto V possiamo cercare di centrare. E poi in questo momento sto utilizzando anche la rotellina. E siamo tornati sul punto di base. Allora, qui avete visto, potete vedere sotto che avete delle diverse diapositive. Qui in questo vi fa vedere come vi potervi muovere quando utilizzate un tablet. Quindi ecco, ho il cellulare, quindi vi invito semplicemente a provarlo. Andiamo avanti e in questo spazio qua, doppio clic su il pulsante destro del mouse, separa, ecco qua. Allora, doppio clic e vado su materiale e posso cambiare il mio orso. Ok, quindi provate a fare questo. Poi Alt, Control e trascina su un oggetto. Aspetta, ok. Allora, seleziona un oggetto. In questo caso selezioniamo il nostro personaggio a cui abbiamo dato l'animazione montare cavallo e adesso lo andiamo a legare. Voi vedete che appaiono dei puntini e lo metto addosso al cavallo. Poi qui apri la scheda in libreria e andiamo a trovare gli oggetti. Facciamo la biblioteca, animali e selezioniamo il gatto. Ok, quindi avete visto che possiamo anche scorrere avanti e poi se abbiamo la versione premium, che è il caso in questo video, abbiamo anche veramente tantissime immagini. Poi molto bello perché in continuazione questi animali vengono anche aggiornati e ne troviamo sempre di più. Doppio clic, animazione, i vari animali hanno anche delle a volte delle dei modi diversi. Ecco, eliminiamolo. Ecco qua. E andiamo avanti per l'ultima volta e selezioniamo una volta no, aspetta, due volte, una volta si apre questo editor, io posso far ruotare. Posso muoverlo avanti e indietro, posso alzarlo, aspetta, e
posso ridimensionarlo. Ok, giocatoci sopra anche qui. Attenzione, se prendiamo dai moduli, eccolo qua un modulo, qui il chiudo la libreria, usando i moduli non sono quattro funzioni, ma abbiamo una funzione in più. Eccolo qua. Va bene? In questo tutorial manca ancora un'altra cosa. Adesso io questo lo muovo verso l'orso da colorare. Ok, perché ci sta. Ecco qua. Allora, gli oggetti che troviamo nei moduli, le forme, due clic materiale, abbiamo la possibilità di dare un unico colore, in questo caso, e una trama, anzi, la trama possiamo anche cambiarlo di colore, ok? Oppure possiamo deselezionare un unico colore per tutto l'oggetto e dare un colore, ma anche una struttura diversa ad ogni lato. Ecco, quindi adesso lo vediamo, ho fatto un po' velocemente, ma ecco, questo era quello che volevo farvi vedere. Oltre a ecco qua, abbiamo ancora, diciamo, la fotocamera, esplorate anche questo. La fotocamera lo troviamo sempre nella biblioteca, in speciale. Adesso ne aggiungo anche un'altra. Doppio clic. La telecamera, possiamo fare in modo che la persona che visita l'ambiente cammina, oppure che la camera poi sia in posizione fissa. Possiamo anche fare in modo mettere un percorso e dare la modalità di volo o anche orbita. Ecco, possiamo dare un codice alla nostra camera e questo potrebbe farvi permetterla all'interno di una scena in un determinato momento tramite il coding di cambiare la visualizzazione, quindi esplorate anche questo. Quando avete fatto tutti quanti i vari passaggi, potete aggiungere una nuova scena e provare a costruire la vostra prima realtà giocando. Grazie per l'attenzione e alla prossima.